Buongiorno a tutti dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. L'argomento di oggi è la trasformazione che stanno un po' subendo tutti i concessionari o distributori da parte delle case costruttrici. Trasformazione che è già in atto da un po' di anni e che le case costruttrici hanno tentato di fare in vari modi. Ma vediamola e analizziamola in dettaglio. Prima, via con la sigla però. Swiss Nitro Racing. È già da qualche anno che le case costruttrici stanno cercando di cambiare la loro rete distributiva e di assistenza. Ci hanno tentato prima con il discorso della vendita online, però la vendita online o l'e-commerce per autoveicoli non è una cosa che prende ancora molto. La gente vuole toccare il veicolo, vuole la possibilità di provarlo e anche se ci sono i diritti di recesso in 14 giorni, 15 giorni, ama ancora il contatto col venditore, quindi con qualcuno che magari l'aiuta a scegliere o analizza le sue esigenze o gli dà magari un consiglio, anche se magari naturalmente è un consiglio di parte perché il venditore deve vendere il mezzo e certamente questo è il suo primario obiettivo. Però ecco, purtroppo per i concessionari, oltre ai problemi legati dal Covid, alle materie prime e quindi ai mezzi che faticano ad arrivare, ci sono in ballo anche azioni più stringenti da parte delle case costruttrici per rivoluzionare le loro posizioni, i loro contratti e soprattutto le loro percentuali di vendita. Mi spiego meglio, è notizia di poco fa, che è stata pubblicata sui vari giornali qui vicini dell'Italia, che un grosso concessionario riguardante Stellantis, della marca Stellantis, i mezzi Stellantis, per quanto riguarda Varese e Como, ha dato sostanzialmente forfè, nonostante era inattivo a livello di fatturato e di bilancio. Però il fatto che la casa costruttrice ha voluto rivoluzionare il contratto facendosi in modo che non fosse più un concessionario di vendita, quindi un distributore per la zona dei veicoli Stellantis, ma il fatto che di retrocederlo, diciamolo così, a semplice agente con delle percentuali che sono scese dal 13% sono arrivate al 5%, quindi hanno fatto scegliere i titolari di questa grossa azienda di chiudere sostanzialmente l'azienda mandando a spasso ben 53 persone, a spasso o comunque ricollocate in altre posizioni. Questa è una metamorfosi che purtroppo sta colpendo vari tipi di concessionari, provati dal fatto che non riescono a vendere non perché hanno perso le capacità di vendita, ma perché non gli arrivano i veicoli. Qui stesso anche in Svizzera è difficile poter ottenere un veicolo anche in show, quindi la possibilità di averlo in anteprima è molto difficile, arriva prima in pubblicità ma in anteprima arriva parecchi mesi dopo al concessionario. E anche i semplici veicoli utilitari o classe media, quando il cliente li ordina, viene scoraggiato dal fatto che tante volte bisogna aspettare 7-8 mesi per veicoli che erano facilmente reperibili solo qualche anno fa. Quindi adesso c'è questa problematica che dà al concessionario, quindi della marca, un problema in più da dover gestire, perché o il cliente gli acquista la marca, la macchina che ha lì come è fatta in conto vendita da parte del costruttore e quindi riesce a piazzare quella che ha lì con gli optional che hanno lì, o se invece il cliente la vuole particolareggiata è logico che dovrà aspettare e quindi questo funge anche da deterrente da parte del cliente acquistare la macchina.
Senza contare che le nuove categorie di auto elettriche, ormai lo sanno tutti, hanno dei costi comunque ben elevati. Quindi uno può fare anche il ragionamento del cliente che vuole spendere, deve spendere 50.000 euro o 50.000 franchi. Comunque non vuole la macchina, la prima macchina che trova lì al concessionario, vuole giustamente una sua macchina personalizzata come piace, col suo colore, con i suoi optional, con quello che gli piace di più di quell'auto. Quindi il venditore ha un ruolo difficile, lo stesso il concessionario, perché difficoltà nel vendere. Difficoltà anche nelle assistenze, perché al giorno d'oggi chi va al concessionario ufficiale sono rimasti in pochi, solo quando l'auto va in garanzia, perché sennò naturalmente vanno dai meccanici per tentare di risparmiare, come tutti. Quindi anche quello che salvava un po' il concessionario una volta l'officina, è diventata, come dire, non più così papabile come era una volta, in quanto la gente cerca di limitare un attimino i costi. Molti concessionari hanno fatto in modo di fare delle politiche magari differenti a tipologia di auto. Penso alle officine che danno delle tariffe agevolate per i mezzi che sono comunque più vecchi rispetto a quelli nuovi. Ma l'altra cosa che è importante per il concessionario è naturalmente officine e carrozzeria sono quelle che normalmente sostengono il concessionario e in più c'è naturalmente la vendita. Ma veniamo a quello che stanno facendo le varie case costruttrici cercando di fare ai concessionari, oltre a tutte queste problematiche che sono contingentate dal momento in cui e dall'epoca in cui stiamo vivendo. Parliamo del gruppo Stellantis perché abbiamo parlato di questo concessionario del confine di Varese e Como che ha deciso di chiudere proprio per questa retrocessione da parte del concessionario ad a semplice agente con percentuali che tendono sempre di vendita, che tendono sempre a scendere. Ma l'altro aspetto è che molte case costruttrici, Stellantis in particolare, stanno aprendo propri, li han chiamati atelier, in punti strategici come se fossero per la borsa di Fendi o di Armani, quindi atelier di vendita, showroom che non sono più gestiti da un terzo approvato dalla casa costruttrice, ma sono le stesse case costruttrici. Quindi se le stesse case costruttrici fanno la da agente di vendita, questo per risparmiare sostanzialmente un sacco di percentuali che vanno e spartite nella rete di distribuzione. Questo problema è un problema serio perché oltre a lasciare come sempre a casa un sacco di gente, crea poi dissesto nella rete di vendita. Quindi ci sono questi showroom, negozi, Alfa Romeo ha aperto per esempio con la presentazione del mezzo tonale e a Milano un mega showroom, però ripeto, sono tutte cose gestite dalla casa costruttrice per togliere lavoro ai vari concessionari. Anche perché già la trasformazione delle officine da officine a officine meccatroniche è già in atto da parecchi anni. Ormai anche i mezzi che vengono naturalmente venduti adesso, i mezzi elettrici, quelli puramente elettrici, sono mezzi che anche a livello di manutenzione è una manutenzione tipicamente elettronica, cioè si incasina la centralina, si incasinano i dispositivi, i sensori, però se, ecco, se si arriva al cuore della macchina che sono le batterie, bisogna cambiare le batterie, ai ai sono dolori, perché poi la macchina non vale più niente, quindi è praticamente solo la batteria il valore. Questo non lo dico io, lo dicono le stesse case costruttrici che se vado io a sostituire una batteria, un gruppo batterie di una macchina elettrica, mi sparano delle cifre che sono il 70-80% del valore della macchina d'acquisto. Quindi è vero che ci sono delle garanzie ed è anche vero che però queste garanzie e l'utilizzo di queste macchine hanno una validità se sono in queste garanzie. Al di fuori di queste garanzie il rischio si fa molto elevato. Quindi non stanno vivendo un periodo molto facile i concessionari, perché
perché nonostante le abilità di vendita, come dicevo prima, non sono mutate, quindi riescono a vendere anche i mezzi elettrici, il problema è che non gli arrivano le macchine. Se gli arrivano le macchine, gli mancano i dispositivi, quindi magari mancano i navigatori che gli vengono spediti in un secondo tempo e devono essere montati direttamente dal concessionario, quindi con un lavoro in più. Li stanno degradando, quindi gli stanno togliendo mandato e li stanno mettendo a livello di agente, quindi da promotore o procacciatore d'affari, tanto per intendersi, con una percentuale che risulta essere più ridicola. È logico che le strutture che alcune case hanno imposto di avere, quindi insegne o strutture veramente grandi e performanti, saranno messe in crisi e quindi sarà sempre più difficile di gestirle. E finiranno a chiudere. Quindi il fatto di avvolere solamente la gente è un modo per stufare queste concessionarie e fare mollare la presa e passare alla vendita diretta. Vendita diretta che, come ho detto, non ha funzionato online, quindi le macchine online sono ancora poche quelle acquistate, la gente non si fida alla fine della fiera e quindi ha optato per questa gestione a livello di agenzie, di showroom direttamente delle case costruttrici. Cosa dire? Bisogna vedere dove andremo a finire, ma il posto di lavoro sia per le leggi del 2035 delle macchine tutte elettriche, sia per queste altre bordate che stanno tenendo le concessionarie, le varie catene, l'indotto che riguarda le auto, sta subendo un grosso scossone con perdite importanti di lavoro. Quindi bisognerà cercare di trovare dei sistemi di vendita che permettono di mantenere comunque l'opzione lavoratore. È anche vero che finché potranno circolare le macchine a combustione ci sarà sempre lavoro da fare, ma se dovessero mettere dei paletti seri, nel senso che queste auto con motore endotermico non possono più circolare da nessuna parte e quindi diventano solamente dei mezzi da collezione o posaceneri da tenere in garage, è logico che la faccenda si farà veramente dura per tutti, non solo per gli appassionati, ma anche per i concessionari che andranno a perire uno dopo l'altro. Bene, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il video, mettete un mi piace, supportate il canale iscrivendovi e guardate anche il nostro canale Instagram, hashtag SwissingTracing. Alla prossima ragazzi!